Il vaccino serve a prevenire la malattia Covid-19. Il vaccino non contiene il virus e non può provocare la malattia. Gli studi hanno dimostrato che il 95% dei vaccinati è protetto dopo una settimana dalla seconda dose. Come tutti i vaccini, ha un effetto protettivo per l'individuo e per la collettività. Quindi vaccinarsi è un atto di responsabilità verso te stesso e chi ti sta accanto. Il vaccino è fatto con molecole di RNA messaggero che contengono le istruzioni affinché le cellule della persona vaccinata producano delle proteine, spike, che stimolano il sistema immunitario a creare degli anticorpi verso il virus, contro il virus. Se in un momento successivo la persona vaccinata dovesse entrare in contatto col coronavirus, il suo sistema immunitario lo riconoscerà e sarà pronto quindi a combatterlo. Il vaccino non provoca la malattia Covid-19 o alterazioni genetiche. Gli studi sui vaccini sono iniziati attorno alla primavera del 2020, con la partecipazione di un numero assai elevato di persone. Perciò è stato possibile realizzare vari studi di grandi dimensioni, utili per dimostrare ovviamente l'efficacia e la sicurezza, rispettando tutte le fasi obbligatorie di verifica dell'efficacia e della sicurezza del vaccino previste per la legge. Tutti i dati sono stati poi valutati dalle agenzie internazionali e nazionali che approvano i farmaci. La vaccinazione non contrasta con una precedente infezione da Covid-19. È opportuno però attendere un po' di tempo dopo la guarigione. Al momento la vaccinazione in gravidanza e in allattamento va valutata con il proprio medico. Sì, possono vaccinarsi salvo specifiche controindicazioni. Sì, anche loro possono vaccinarsi. Come tutti i vaccini, sono possibili reazioni avverse, in genere di entità lieve o moderata, che si risolvono entro pochi giorni come dolore e gonfiore nel sito di iniezione, stanchezza, mal di testa, dolori ai muscoli e alle articolazioni, febbricola. Al proprio medico di famiglia, al farmacista o all'azienda ULSS di appartenenza. In ogni azienda ULSS è identificato un responsabile per queste segnalazioni. Le persone con una storia di gravi reazioni allergiche dovranno consultarsi col proprio medico prima di sottoporsi alla vaccinazione. Prima della vaccinazione, il personale sanitario pone una serie di precise e semplici domande. È somministrato con due dosi intramuscolari a distanza di qualche settimana una dall'altra da parte di medici, assistenti sanitari e infermieri dei servizi vaccinali pubblici. La campagna di vaccinazione si svolgerà in più fasi successive. I cittadini saranno invitati ad effettuare la vaccinazione in un ordine di priorità definito dal rischio. Nella fase iniziale, la vaccinazione è stata riservata al personale sanitario e al personale e agli ospiti delle strutture per anziani e per disabili. La vaccinazione è gratuita per tutti, non è possibile vaccinarsi a pagamento. Essere vaccinati non conferisce un certificato di libertà. Occorre continuare ad adottare comportamenti corretti, quali igiene delle mani, il distanziamento sociale e uso della mascherina, proprio come faccio io.